Presidente, colleghi, assessori, tre brevissime comunicazioni. La prima, mi segnalano che la palestra del Cesare Battisti, che già era stata oggetto di interventi di ristrutturazione e quindi poi riconsegnata dopo moltissimi anni alla scuola, pare sia di nuovo chiusa per dei problemi di tipo edilizio strutturale. Ecco, allora io prima ancora di avviare ovviamente l'iter di una interrogazione, gradirei che l'amministrazione possa spendere qualche parola di rassicurazione oppure di specificazione in tal senso. D'altra parte ho visto anche transennata tutta la facciata della scuola che dà sul viale Tenente Lena, quindi vorremmo capire se esistono delle motivazioni particolarmente gravi per cui questa palestra non sia agibile. La notizia mi viene da dentro la scuola, ovviamente, o se si tratta di interventi, diciamo, in qualche modo già programmati e passeggeri. Volevo poi sollecitare, Presidente, lei e ovviamente i capigruppo a considerare la calendarizzazione di due importanti ordini del giorno che hanno avuto un passaggio, diciamo, pubblico anche ultimamente. Una è la richiesta di verificare qui dentro la possibilità di istituire una commissione speciale di indagine sul famoso disallineamento dei fondi di IBLA, e l'altra è relativa all'iniziativa consiliare di tre consiglieri trasversalmente uniti in questo senso, perché convergenti sulla stessa sensibilità civica. Si tratta della proposizione dell'adozione del regolamento di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani. Io sono convinto che nella prossima riunione dei capigruppo ci sarà spazio per discutere un'adeguata calendarizzazione di questi due ordini del giorno.